Buon pomeriggio ragazze, reduce della palestra, di un allenamento molto tosto, mi sono rinfilata alcuni gioielli e altri no. Sono praticamente fuori da Ikea, mi sono ritagliata una mezz'ora per farmi un giro da Ikea più che altro e siccome abbiamo parlato tanto di armadio, di sistemare comunque i capi, ciao Tosioretta. Ce l'ho fatta di sistemare comunque i capi, anzi mettetemi un like perché questa diretta andrà su YouTube. Ben trovate a chi insomma è qui di passaggio, spero che si iscriva e ben trovata a chi si è iscritta e quindi è una nuova cocca. Come dicevo, appunto, avete seguito con molto entusiasmo i video che ho fatto sia in passato sia ora sulla sistemazione sull'armadio in generale, come avere un armadio così colà. Mettetevi un like se volete che realizzo, quindi e che pubblico online un video sull'armadio base e come costruire un armadio base, quindi partire proprio da zero o partire comunque o rifare, rinnovarlo, quindi quali colori scegliere, come orientarsi. E il secondo video che ho in mente, perché mi sono fatta un attimino, come si dice, organizzata le idee, mi sembra erano 12 o 13 le mie idee, i miei consigli su quando si va a fare shopping, le regole da seguire quando si va a fare shopping, un po' per non sbagliare, un po' per partire con la carica giusta per andare a fare shopping. Quindi mi aspetto un like stasera perché sto video di Ikea andrà stasera. Allora, cappuccino perché non amo il caffè e le mie cocche affezionate lo sanno, cappuccino molto chiaro, quindi si entra adesso al bar di Ikea, spero di aver tempo almeno, e si va diretti. Non so se poi farò un Ikea, New in Ikea, in cui visiterò le cose nuove, soprattutto piatti, bicchieri, le cose nuove in Ikea, quello ovviamente vedremo se venerdì, però voglio fare sto video, praticamente questa diretta, voglio farla su come organizzare, come Ikea, cosa propone Ikea per l'organizzazione dell'armadio. Partiamo. Mi sono messa praticamente jeans attillati skinny di Tally, maglioncino di Yonce di una vecchia collaborazione, manco tanto vecchia, credo che lo trovate ancora, e crew, borsa e stivali grigio perla, grigio chiaro, ovviamente materiali diversi, quindi non è che azzecco proprio la tonalità, perché sono comunque materiali diversi e ci può stare. E poi il cardigan che era di Silvia Nitsch, che avevo preso però a prezzo piano, forse adesso se c'è ancora con tutti questi. Io ho infatti gli accessori di Rebecca in argento proprio perché comunque le pietre qui sono in argento. Poi ho i diversi bracciali di Casetta di Marzapane, c'è l'angelo da qualche parte, diversi bracciali, insomma, anche l'orologio di Michael Kors. Così vi ho detto praticamente come sono conciati. Io spero di aver spento le luci perché sennò rimaniamo a piedi. Aspettate che si vede da qua la scritta, sì che si vede. Andiamo da Ikea. Cappuccino e mi devo ricordare dove ho messo le 5 euro che ho avuto di resto in modo da essere rapida. Io non so se lo fate, ma io ho delle le tasche. Voi sentite, vero? Non so se voi lo fate, ma le tasche solitamente che ho della borsa all'interno, quelle appunto le tasche della borsa, io ci metto sempre dei soldi, mi predispongo le cose in modo tale da essere pronta. Se devo andare velocemente, ho mezz'ora di tempo, voglio il cappuccino, voglio quello. Oppure devo pagare il parcheggio, insomma ho degli switch messi in una tasca. Che bel cielo azzurro! Comunque a Roma ha fatto un caldo, ragazzi, assurdo. Baffetti. I baffetti di panna. Ciao, grazie. Io non mi ricordo dove si passa per arrivare all'area di organizzazione dell'armadio, mi sa che mi devo fare tutto il giro. Ciao buon uomo, mucchia dal buon uomo. Mi scusi, per arrivare alla zona armadio, guardaroba, devo fare il percorso da questa parte? Per Guardi, forza di cose. Faccio una farebbe deviazione sulla sinistra? Ah, un ho quartiere, capito! sì, Forzo il purtroppo sistema, sì. io sono No, grazie. Sei gentile però. Allora, ragazza, metti casco. Ciao, grazie. Da Ikea, con furore. Allora, lo so che vi piacerebbe vedere tutta questa parte della casa, sì. ma io invece sono molto cattiva. Allora, pensate che, sento proprio come mi piace. Torneremo qui e visiteremo questa zona, ma oggi siamo praticamente qui per l'armadio, quindi
Fitte e subite le mie angherie. Mobili, ma non vedo se c'è la zona che dico io. Mi piace tantissimo questo, ma poi dove me lo metto? Ragazze, il fatto della mansarda un po' mi priva del discorso di mettere una cosa di questo tipo. Però nel salone, vabbè, io ho tutta la cucina all'americana tutta aperta, quindi sono carinissime queste. Avevo pensato anche di metterla comunque salendo in cima alle scale, però secondo mia mamma comunque sono più da salone, più. Mi piacerebbe una libreria tipo questa, quando sali, ma bianca e più alta, solo che la vorrei più movimentata, c'è tipo una parte in vetro, dei cassetti, non tutto scaffali o tutto a vetri o tutto cassetti, c'è una via di mezzo, tipo questa qui che vedete, che mi sembra che è quella che viene 150 € che sta sul podio. Che ha sia cassetti, sia vetrine, sia scaffali. L'unica cosa è che devo misurarle in altezza e decidere, poi vi farò vedere anche dove la voglio posizionare. È carino anche questo qui. Non riesco a trovare però quello che dico io. La via di mezzo tra questo e quello. Comunque non siamo qui per questo, ma ci torneremo senz'altro. Quanto è carina questa qui! Dobbiamo tornare indietro verso il discorso armadio per voi. Le scrivanie, io qui avevo visto questa carina per metterne un'altra nel sottotetto, cioè nella mansarda, nella parte mansardata. Grazie, Rock. Ciao, Luzzina. Sto cercando di trovare la parte dell'armadio, cioè dove è allestito per gli armadi. Cioè, sono capitata nella zona delle scrivanie. Una volta qui c'era anche una scrivania tonda, bellissima, con delle poltrone tonde. Questa ragazza è al telefono, quindi non glielo posso chiedere. Cioè, sono verso le camere da letto, mi sono persa. Devo chiedere, forse è qui. Non so, ragazze, mi sono persa. Questo è il mio outfit oggi, cardigan. Solo che sto tutta scombussolata, alta di corsa. Chissà se la copertina viene bene così. Bene, din don. Sono arrivata nella zona degli armadi e della tipo cabina armadi, no? Però non riesco a riprendere perché. Grazie. Ecco, ci sono arrivata. Allora, inizialmente con mio padre avevamo pensato di mettere una struttura di questo tipo, però sapete bene che quella cabina armadio lì è mansardata perché tutta la zona notte mi sta al piano di sopra, che è mansardato alto, ma è comunque mansardato. E questa struttura, pur volendo mio padre riadattarla, è comunque alta. Perché però ha la possibilità, secondo me, sì, perché ha i cassetti già per la biancheria, per alcune cose anche sportive, appendi i cappotti, appendi le giacche di lato. Quindi chi ha la possibilità, secondo me, poi mettere un cambio di stagione sopra. Io ho molte cose e non l'avrei sfruttata al massimo, perlomeno non così. Però con mio papà l'avevamo vista, anche perché lo spazio sotto per le scarpe è un po' ridotto, poi l'avresti dovuto. Io non so chi l'ha studiata e se è per un uomo, perché tutte le mie scarpe qui, non credo, più che altro i sandali, non credo che ci sarebbero stati. Però ragazze, secondo me, se avete la possibilità, guardate che bello, dentro ci sono i divisori che io comprerò per i cassetti. Questi qui famosi di Ikea che si utilizzano anche per i gioielli. Ce li avevo tempo fa, ma li ho praticamente distrutti e poi erano neri, quindi li voglio cambiare. Sicuramente prendo anche delle scatole bianche, per riporre le cose, metterle via. Avevo pensato all'inizio di comprare delle scatole così per mettere via i sandali, però le volevo tutte uguali, tipo tutte la stessa fantasia, o tutte nere o tutte bianche, in modo da mettere via le cose in maniera omogenea. Non mi piace, come già ho detto, anche nel riporre le cose, è tutta una confusione di colori. C'è anche quest'altra struttura, vedete la parte sopra quanto è comoda? E ha questi cassetti. Quindi, secondo me, una struttura di questo tipo, soprattutto per gli uomini, rimane molto ordinata. Però in una camera normale e non proprio una camera dove poi c'è il letto, perché non lo so a vista mettere i vestiti quanto è carino, non lo so. Queste cose da, secondo me, anche all'interno di un armadio spoglio, cioè tu prendi un armadio, togli anche i pianali e ci puoi mettere dentro una struttura così, come ha fatto mio padre per un pezzo dell'armadio di Roberto, ci ha infilato un mobile dentro, in modo tale che poteva metterci comunque l'intimo, le magliette, senza stare a creare cassetti. Lui ha preso un armadio, una cassettiera bianca, l'ha infilata dentro l'armadio e poi ha chiuso, dato che era l'armadio comunque l'aveva fatto mio papà. Però è carina questa così come idea. Ripeto, comunque si può anche togliere un pezzo, riadattare, credo che siano, si dice modulabili? Non so se si dice modulabili, però si può anche fare così.
Io, bello con la vetrina. Questo è cassetti scorrevoli e la vetrina sopra uno si può mettere anche i gioielli come hanno fatto loro. Guarda che carino. E qui ci sono i divisori 7 euro, due pezzi. Belli grigi, mi dà il senso del pulito e forse si vede meno anche se dovesse caderci polvere o qualcosa, gli sgrulli e via. Cioè, gli dai una botta e via. Bianco, forse troppo bianco. È tipo feltro. Carino. Poi non so se adesso di farvi vedere faccio il giro, vediamo un attimo. C'erano da qualche parte delle scarpiere, ma credo che siano dall'altra parte. Mi sa che stanno di là. Oddio, mi sta accadendo tutto. Poi, da che c'è sempre. Ecco, adesso vi dico questa cosa. Siamo venuti con mio padre, siccome ho fatto. Allora, io ho la mansarda. Io ho la mansarda, quindi sopra mio padre ha preso qui le ante abbattente, le ha tagliate, mi sembra comunque le ha lavorate lui e non mi ricordo però quale avevo scelto ed erano comunque su un bianco lucido. Non mi ricordo se qui o siamo dovuti andare da un'altra Ikea perché non c'erano anche a vetro, a un certo punto mettiamole così con lo specchio, però per tagliarle era un problema anche col vetro, quindi le abbiamo prese tutte in legno lucido, poi quando faccio l'on tour ve lo faccio vedere. Ha messo lui ha comprato i pannelli qui e li ha lavorati. È stata una fortuna perché mi sarebbe veramente da un falegname far venire qualcuno a casa mi sarebbe costato veramente tanto. Lui sì. Allora, e poi qui abbiamo preso sempre con papà e dei mobili, delle cassettiere. All'inizio mi piaceva questa, però l'ho vista in tanti video, l'ho vista dappertutto, quindi poi ho. Adesso vi faccio vedere quella che ho preso per la cabina armadio, che ogni tanto vedete nei miei video, probabilmente en passant. C'erano anche questi tavoli, diciamo, console, trucco, console comunque per la camera, ma era troppo grande per la mia camera. Quindi abbiamo girato nel sottotetto, alla fine abbiamo messo dei mobili così che avevo già, proprio nella soffitta. E ne abbiamo comprati invece per la camera dei bambini alcuni grandi così per organizzare il loro guardaroba. Uno grande che adesso non vedo bene. Non riesco a trovare invece la versione. Io praticamente togliendo questi due cassetti ho preso questo fatto così per tutti i bijou, tutti i gioielli, gli orecchini e l'ho messo nella mia stanza. E questa è la famosa toilette che praticamente che vedete in tutti i video. Io non ho presa questa perché l'ho presa da Maison du Monde alla fine. C'erano tutti questi. Non mi convincevano i pomellini neri, diciamocelo. Ah, c'era anche questo, forse è questo quello che ho preso io. Forse è questo quello che ho preso io. Ragazzi, ho un momento di confusione, il che è grave, eh? Il che è grave. Ah, vedi per riporre gli abiti? Perché l'altra volta li cercavo, non costano tanto, stanno sulle 7 euro. Non so a cosa servono, invece questi ha per appenderli, però non ho capito a che servono questi ganci. Mi aiutate, ragazze? Ah, bastone appendi abiti. Ah, l'hanno messo vicino, non capivo. Quindi li metti e puoi appendere delle cose. Questo non è male per quando ti vuoi preparare i famosi. Voi li chiamate, qualcuno di voi prepara degli outfit capsule. A me quel discorso là va e non va genio. Io preparo degli outfit a settimana, 4-5, anche e soprattutto per il weekend. Ho la mia asta, però si possono anche prendere questi, presa sempre da Ikea. Perché tutti i ripiani, come vi ho detto, mio padre l'ha preso qua. Ha preso, io ve lo voglio far vedere. Se riesco a trovare sto discorso, ecco le ragazze l'ho trovato, cioè ci stavo davanti. Allora, mio padre ha preso, ha studiato questa cosa per sfruttare lo spazio, perché non mi potevo mettere a mettere armadi lì, li abbiamo trovati. Mio padre ha preso questi assi qui, come vedete, vanno fissate, sono come dei binari, no? Non so se mette a fuoco. Vanno fissate con le viti al muro, si creano dei binari in cui tu puoi decidere di mettere questi pannelli qui, che adesso questo è pure un po' rovinato, un po' sporco. Io ho preso tutti questi pannelli che ce ne sono di diverso tipo e li ho presi così, lisci. Ho preferito prenderli lisci e su questi binari ho deciso, vedete, a che altezza. Adesso qui li hanno messi tutti attaccati per far vedere le diverse lunghezze, le diverse grandezze, i diversi spessori. Ci sono diversi pannelli, diversi binari, chiamiamoli, io li chiamo binari perché altrimenti non ci capiamo. Ci sono tantissimi. Vedete, scaffali, li potevo anche mettere diversi, ma ho preferito essere tutti omogenei, stessa grandezza, stessa lunghezza. A un certo punto mi voleva mettere per le sciarpe questo qua che mi sembra uno stendino e ho detto di no. Bene, Simona, grazie. E quindi qui abbiamo preso questo discorso qua e me ne ha messi tantissimi su
due quarti della stanza, praticamente uno, due pareti, perché la parete più alta invece lui ci ha fatto, ci ho appeso i cappotti e le giacche, ecco, l'ho lasciata libera in quel senso, invece questi abbiamo sistemato così, perché con le borse e i capi ho piegato tutto e l'ho riposti, ma chi ha visto la stanza sa di che sto parlando. Quindi questa è stata l'organizzazione del mio armadio, mettere questi pannelli e risolvere e sfruttare lo spazio. Vedete, ci sono questi binari qui, inchiodati al muro, e decidi la grandezza del ripiano, spessore, grandezza e altezza, perché come dicevo i binari hanno diversi fori, secondo me è molto utile, ma non solo, anche per una lavanderia, per la cabina armadio. Non li vedo belle, sinceramente no, in una stanza, in una camera da letto, non a vista, però se è una stanza armadio, cabina armadio, piccola stanza dove riponi delle cose, stanzino, lavanderia, secondo me sì, perché dà l'idea subito di organizzazione. E poi sotto finalmente, ecco, l'hanno rimesse queste scatole in plastica qui, che io volevo sfruttare, perché secondo me forse, non lo so se due paia di scarpe ci entrano, non lo so ragazze, perché volevo fare qualcosa di omogeneo. Mi sono stancata di riporre via le scarpe con... Cioè, una scatola enorme, ne ho prese tante grandi così e va bene, però dentro avevo voluto metterci delle scatole tutte uguali, tanto poi le apri, le svuoti. Vediamo, mio padre a un certo punto mi fa, prenditi questo per mettere, non mi piace. Papà, no, lui è più per il pratico. Io ovviamente tendo al discorso dell'estetica, quando mi ha detto papà, ma tutto sta chiuso lì dentro, chi lo vede? Lo vedo io, non mi piace. Ha detto, questo secondo me ci metti le scarpe? No, non mi piaceva proprio questa specie di... non lo so, non so dire. E ce ne andiamo a casetta bella, anche perché mi è arrivato finalmente il modem di Fastweb per una connessione anche più veloce. E niente, ce ne andiamo a casa. Questa era quindi come ho organizzato io l'armadio, come farei se non avessi la stanza mansardata. Quindi spero che sia stato utile anche per le altre ragazze, per chi si è collegato adesso. E adesso andiamo verso la macchina. Ci vediamo al prossimo video, alla prossima diretta. Ciao, buona serata!